Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme! Ho buttato anche su la porta perché sono veramente felice anche oggi di presentarvi Fiammetta Fadda! Riccardo Rossi! Chiara Masci! Notaio, ti ricordi di chiamare il carpentiere un attimo? Perché c'è la porta che è un po' da... Sono rimasto mezzo agganciato. Va bene, adesso la sistemiamo. Chi si sfida oggi? Marisa, da Torino, però adesso abita in provincia di Taranto. Pierluigi, da Eboli, ma vive a Roma. Non sono sempre così, poi sono più serio. Allora, quattro sfide. La prima non vi dà punti, però chi la vince sceglie dopo. Facile. Manualità. Riccardo. Decido solo io questa prova. Riccardo. La prova di manualità è stata decisa da Riccardo Rossi e ha detto carbonara. Quindi vi ho dato già la pasta in cottura, non ci interessa se viene al dente, se non ci interessa quello. Ci interessa che voi la mantechiate in modo da avere con gli spaghetti caldi l'uovo ben coagulato. Cioè, se no vi aiuto troppo. Avete gli ingredienti davanti, insomma, fatela più legata possibile. Okay. Via, tre minuti. Ho capito perché hai detto lì, ti stavi tratento. Stavo già per dare uno di quelli che possono essere le regole, gli indizi, insomma. Fiammetta ha detto che posso giudicare io da solo, senza lei, e Chiara. Non ci credo, anche Chiara, neanche morto, però. Si è detta d'accordo, già ho visto un errore. Il grande esperto. È uno, no, invece. Ah, vabbè, uno. Ho già deciso, puoi l'uovo. Bloccare la mia prova. Ha messo tutto in uovo? Esatto. Alla piano, dimmelo. Ci va solo il tuo orlo. Cioè la cosa rossa, così lo capisco. Il tuo orlo, la cosa rossa è il tuo orlo. Ok. Vado a vedere? Possiamo anche parlare d'altro, eh. Dai, di sport. C'è ormai sport. Tanto. A vedere. Tornavo anche indietro, guarda. Che ridi? Tu hai messo tutto l'uovo, vero? Sì, tutto. Tu hai messo solo il tuo orlo? Sì. Continuiamo così, facciamoci del male. Tu vivi a Roma adesso, vero? Esattamente. Tu dove vivi adesso? Massafra, provincia di Taranto. Dove c'è le cozze buone. Sì. Infatti. Ci sono le cozze buone. Lo sai che la produzione, l'allevamento delle ostriche, i francesi l'hanno imparato da Taranto? Ma veramente? Sì, sì. Al periodo napoleonico, quando c'erano i francesi, un luogotenente molto furbo ha visto come allevavano le ostriche lì e l'ha portato in Francia. Ci sono le ostriche a Taranto? Sì. Non lo sapevo. Qua più che ostrica ci interessa la carbonara ora. Sì, è vero. E concentratevi su quello perché non è proprio così. E poi c'è Riccardo, guarda, serio, puntiglioso, proprio. Guardalo, c'è anche l'espressione stampata. Mi fai per favore, Rick, la scenetta quella del caffè? L'ho visto in un film. Ah, sì. Molinari in ritardo? Molinari non fa l'esame. 3, 2, 1, stop! Piatti sull'alzata, dai. Com'è? È. Allora, adesso lo posso dire. Lei l'ha saltata in padella. Lui non l'ha fatta in padella, quindi meglio, ma ha usato l'uovo intero. E l'uovo intero diventa frittata, vero? Lei usa l'uovo intero o il tuorlo? Vabbè, lei anche se... Quel coso rosso, come dice il film. Questa. Allora.
Pasta fredda o cannelloni? Mazza, se la stanno mangiando anche la prova di manualità. Ci voleva il sale? Dimmi una roba. Pasta fredda. Pensa, è la pasta fredda il piatto della prova di prezzi, buonanotte. È la pasta fredda, guarda, io non posso vedere quello che mangio. È la pasta fredda la prova di abilità. Pasta fredda, condita a piacere, fantasiosa, anzi è una bella sfida, forse è la prima volta che, sì, che la facciamo con Cuochi e Fiamme, vi dà modo di farla bella profumata, colorata, senza che si ossidino i condimenti che mettiamo dentro. Quindi 30 secondi, fate la spesa, fatela bella e prendetele tutto, via! Pasta fredda. Penne integrali rigate, 400 grammi, 10 pomodorini, un panetto di feta, una scatola, 200 grammi di tonno sott'olio, 3 filetti d'acciughe dissalati, un cucchiaio di capperi, un cucchiaio di pinoli, basilico come se piovesse. Opzione 2, se siete da soli, anche cipollotto. Ormai diamo la ricetta in base al rapporto interpersonale. Stop! Pochi, buoni, ci piace. 10 minuti, via! Allora Marisa, Dimmi. Che lavoro fai? Allora, io principalmente sono una mamma. È già un bel lavoro. È anche molto impegnativo perché sono una mamma chioccia. No, ma poi sono un coltivatore. Eccolo. Sono un coltivatore diretto. Oh, di cosa? Certo. Agrumi, un mio orticello da dove attingo. Ma per la materia te prima? Per... No, gli agrumi sono. Oh, scusi, sì. Okay, scusi. Scusa. Benvenuto le. Un po' di rughe, però. No, scusami, dimmi. No, ma. Ah, bello, mi piace. Quindi per te. Allora, per produco. Te. No, produco agrumi. Guarda, questo qua. Ah, grazie. Vai. Allora, produco agrumi. In quantità, insomma, da vendere all'ingrosso. Ah, ok, quindi non è che attingi per farti la spermuta alla mano. Dall'orticello attingo una patata, un ravanello, un piccoligno. Sì. È proprio così. Bene, e poi? E poi da qualche mese è entrato a far parte della mia vita il mio blog. Eccolo, di concorrente di Chiara Masci, vai. Sì. Piccoli blog. Sto ottenendo anche un discreto successo, insomma, non mi posso lamentare. Non si può dire. Tu te l'ha detto anche così. Vede, anche un po'. No, mi prende. Diciamo che. Ma è un blog di sola cucina. Blog di cucina. Solo sì. Cucina. Bene, allora tu hai buttato i radiatori, si chiamano così, questo tipo di pasta. Che mi piacciono tantissimo, tanto. E li fai con le fave fresche. Sì. Cipollina fresca, tutto messo a crudo. Sì. Mi piace che usi le verdure, certo, c'hai l'orto. Sì. Pomodorino, la barbabietola come la usi? La barbabietola ci faccio un gaspaccio rosso. Fresco. Con i pomodori, la soia, un po' di olio d'oliva, aceto. Di solito si mette anche del pane raffermo imbevuto d'aceto, ma infatti, dovendo condire comunque una pasta, ho preferito alleggerirla un po', renderla più fresca. Un po' di piccante ce lo metti? No? No, perché non voglio. Cioè, io sono di origine calabrese, quindi figurati col piccante ci vado a nozze, però non voglio. No, gli piace. Ah, vabbè. Sì. Ultima cosa, dimmi che ci fai con gli scampi. Allora, con gli scampi li devo passare un po' nell'olio, saltati, con un po' di limone. 30 secondi. Scuocili, sì. Non mancano. Allora, siamo messi bene a fornelli, abitué in casa a cucinare o saltuario? Solo quando inviti le ladies? No, anche per gli amici. Perché sei fidanzato? Sì. Ecco, vedi come subito si è coperto le spalle. Si impara tanto. Esatto, sapete, fanno anche i corsi. Io vorrei aprire un altro blog, come non farsi sgamare. No, scherzi a parte, come si chiama lei? No! Ecco, chiedi aiuto perché non vuol dire. No, dimmi cosa vuoi fare. Te lo faccio io. Ok. Vai, te lo spello? No, già, più che spellare spello. È riuscire a fare tocchetti evitando le spine. Ok, vai, ci penso io. Grazie. Dimmi che ricetta fai. Allora, in realtà è una rivisitazione di una rivisitazione di un piatto salernitano. Sì, nel senso che mi piaceva l'idea e poi ho fatto di testa mia. E praticamente erano spaghetti alla chitarra con un sughetto di limone e menta nella ricetta, però c'è anche è previsto anche il pomodoro, filetti di pomodoro o altre cose. Io sono partito da questa base, ho deciso di invece cambiare con i paccheri, i pinoli tostati, sì grazie,
e farla fredda soprattutto. Tu hai messo della calamarata, ho visto prima. Sì, sì. Che avevi già anche precotta. Esatto. Ci vuole un bel po' di tempo. Io vi do un consiglio, ve la metto a entrambi. Allora, i profumi che si usano per cucinare, le erbe fresche, la menta, il basilico, queste cose qua, rendono molto di più a livello di profumo e anche di sapore, proprio perché a caldo. Quindi di solito io diciamo che non è che abbondo, ma carico un pochino più la mano quando faccio la pasta fredda. Perché fredda deve essere, mi raccomando, eh. E sapete un trucchetto? Quando io faccio la pasta da raffreddare, trucchetto, una cosa stupida, però salo di più l'acqua della pasta. Perché poi quando la lavo mi perde un po' di salinità. Bravo. È una cosa stupida, però si fa. Allora, la mia più semplice di così, si cuoce la pasta in acqua abbondantemente salata, cioè sovrassalata, tirandola su 3 minuti prima di quello che è indicato sulla confezione. Si mette sotto l'acqua corrente e poi si lascia in una bacinella grande con un pochino della sua acqua, quella fredda, e un goccio d'olio, e si gira con le mani in modo da creare una piccola pellicola che non le fa appiccicare l'una sull'altra. Poi si lavano delle verdure, si tagliano pomodorini a pezzettini, il basilico, si scola il tonno, si fa un mix con la feta sbriciolata con le mani, che fa una parte elegante e acidula. Si lascia riposare 5 minuti a temperatura ambiente, in modo che i profumi un po' si conoscono l'uno con l'altro e si dà modo anche alle verdure di lasciare un po' di acquetta, di creare un po' di sughetto. Si gira ancora 2 volte, vi manca un ombrellone e una sdraia. Come siete... aspetta. Chiara, sì. Io sto lì, che è sì. Meglio. Dammi una ricettina anche tu. Scusa, no, vado cercando la cosa per sgocciolare l'acqua. Posso sì, farti no, una cosa? Sì, sì. Siccome questi scampi sono arrivati freschi, freschi... Sì, va, sono finito la cosa. Dal mio appartamento sul mare, okay. Con tanto di parco. Se cuociono tanto... Vorrei scolare la pasta. Ok. Che faccio? Frullo io? Oh. No, non ho come scolare. Sì. Avete 3 minuti, 2 minuti e 50 per la precisione. Stai cuocendo tutto senza grassi e questo fa piacere. Già il pinolo lascia un po' di grasso. Di olio essenziale, sì, del suo lieto. Aggiungo un po' di olio d'oliva, ma... C'è una faccia simpatica, mi ricordi qualcuno, ma non veramente chi. Chiara Maci. Allora, pasta fredda. Io faccio una pasta corta, quindi ho una pennetta, una mezza manica oppure una farfalla magari, con un pesto di mente di agrumi, con arance, mandorle, capperi, pinoli e limone. Frullo tutto quanto e lo uso a freddo con un pesce crudo a tartaro oppure a filettino sottilissimo, tipo una ricciola, che comunque resti tutto quanto crudo. Zest di agrumi? Zest di agrumi, sì. Ci vorrebbero i tuoi, vedi Marisa, magari non trattati, senza pesticidi, senza robe strane, senza cere sopra. Quelli un po' brutti, ma buoni. Ma buoni. Sì. A proposito dei brutti ma buoni, Riccardo Rossi. Allora. No. Che battuta. Sono tremendo oggi. Allora, prendiamo, ma lo so benissimo, prendiamo dei pennoni rigati, stupendi. Pennoni che come sono? Pennoni così, pennoni rigati. Ah, stupendi, quelli grandi? Grandi, rigati, buoni, li ghiacci poi con l'acqua fredda, quando sono scolati così bene con l'acqua fredda, li butti in una terrina enorme dove dentro c'è pachini tagliato, olive greche. Capperi, un fior di latte tagliata a blocchetta house con i coltelli quelli buoni, capper house, che te lo dico a fare, già l'ho detto, non mi ricordo, l'origir, basilico, sale, pepper, un litro d'olio, tutto bene, sbagliato, un po' di pepperi lo metto sempre, poi ti dico una cosa, un po' d'aglio... Così, poi dopo lo giri, lo schiaffi nel piano più basso del frigo, perché lì fa più freddo. Ah, tu la raffreddi proprio anche. Metto nel frigo, la rigiri un'altra volta, la porti più e dici no, perché secondo me gli dà uno schiaffo e non lo invidi più. C'è sempre un finale drammatico. Lui dice, come è buona, però secondo me, pa! Via. Buona però. Cioè, buonissima. Sì. Vai. Al cospetto di Fiammetta. Ah, che gentile. Allora diciamo, dato che però aspetta, così ti ascolto, sì. Tranquillo.
Sì. Avete 20 secondi scarsi. Ah, allora, la pasta fredda piace con una salsa di pane fatta con bottarga di tonno grattugiata, pane grattugiato secco, arancio spremuto, limone spremuto, zucchero. Mazza, che strana! Da provare, stop! C'è un odore strano. Cosa state bruciando? No, forse era il pescino senza... E i pinoli. Sì, e i pinoli. Qualche lato B sarà un po'... Il lato B? Sì, è il pinolo, quello bruciato. Ah. Bravi. Bell'impiattamento anche. In questi casi vorrei essere al vostro posto. Sì. Marisa, radiatori con favette fresche, sì, e scampi sopra una sorta di gazpacho fatto con pomodorini e barbabietola cotta. Buona, molto buona. Allora, intanto il gazpacho sotto ci sta divinamente. Si sente molto bene il limone, che mi piace molto perché rinfresca, favetta fresca, ottima, e mi piace anche la scelta della pasta, che non si vede tanto spesso e secondo me per una pasta fredda è indicata. È molto buona. Beh, tra blog ci si... Sì. Se Fiammetta voleva assaggiarla senza il gazpacho sopra... No, ho detto, tu girala. Sì. Ecco qua. Ma... Di. Riccardo, se vede sti colori così si impaurisce un po', però poi dopo li prende. Cioè, li metabolizza. E come si li metabolizza? Io non amo molto la rapa rossa, però... Con l'acetino, però. Con l'acetino, ti stavo dicendo. La amarizza. Amarizza. Amarizza, voce il verbo amarizzare, cioè rendere amaro qualcosa. Ah, scusa, non lo sapevo, no. Io sono ignorante. No, figurati. Quindi, bene, allora, Riccardo, bella Riccardo idea. Voleva farti il gesto di esatto. Da cameriere quasi. Sì, da emozionarla. Da emozionarla. Emozionarla. Sì. Che parola. Emozionata per Fiammetta. Ho preso tutto? Sì. Beh, è una pasta fredda molto interessante, anche per il contrasto di colore e con queste favette e con la nota del pesce. Però devo dirti che secondo me ha una nota un po' troppo acida e manca un po' di peperoncino o un po' di pepe. Ne avevamo parlato all'inizio. No, sì, è voluta stare un pochino più soft, sì, perché lei dice: sono calabrese, se così, vado pesante. Allora. Qui invece, sempre di pesce, cosa hai usato? Menta, ricciola. Ricciola, uno dei miei pesci preferiti. Ricciola, menta semplicemente fatta infondere con un pochino di zesto di limone, acqua e olio. E poi ha cotto il pesce in bianco, vuol dire proprio senza olio, su un fondo di pinoli tostati. Liscia. Infatti l'effetto è molto light. È estremamente leggera, forse anche troppo, nel senso che un po' piatta di sapore. Secondo me è stato il formato della pasta che non è stato scelto in maniera molto furba, nel senso che non è facile prendere insieme una calamarata che comunque ha bisogno, sì, di un sugo, di un qualcosa di abbastanza corposo. E poi c'è tutta l'acqua ovviamente che ha lasciato, probabilmente, non so se è l'agrume o... Errore di percorso. Hai messo l'acquetto o ce l'hai girata dentro? Non è emulsionato bene. Doveva essere un okay. Po' più. Ci sono sempre 10 minuti. Sì, purtroppo. Sì, quello che diceva Chiara era giusto. A volte un po' di qualcosa di freddo, cremoso, dove poi ci giri la pasta, ti aiuta, diciamo, a far stare insieme. Problemi gli altri con la elementi. Cottura della calamerata, che è abbastanza lunga, insomma. Allora. Beh, è un po' tutto scollato. La pasta fredda dà la sua il fatto che non essendo calda
deve essere proprio un abbraccio mortale, capito? Così, proprio freddo, quello così. E quindi questo invece purtroppo un pezzetto sta di qua, una cosa sta di là, non è legata, non è legata. Il bello della pasta fredda è che invece comunque come la prendi, senti quell'olio che ha preso i saporini di tutte le altre cosine. Perché lui la mangia dopo due giorni che la prepara che anche, e si ammappa. Che è anche uno dei trucchi che mi sono dimenticato di dare. Ma il principio è interessante, però il fatto è che non arriva a essere piatto. Cioè, è vero, è tutto un po' scordinato, ogni cosa va per i fatti suoi. La menta che dovrebbe dare vivacità si sente pochissimo, c'è qualche foglietta sparsa, però andava forse saltata. No, l'ha fatta infondere, non questa, l'altra l'ha fatta infondere con l'acqua, l'olio e il limone. Ovviamente tempo ce n'è molto poco, sì. Però diciamo che non si sente e... Non è un piatto attraente, è pallido questo pesce bollito così bianco su bianco, quindi non ha l'appeal gioioso di un piatto di pasta fredda. Se posso permettermi, per dare un consiglio, bastava la prossima volta, l'infusione che hai fatto che era carinissima, la metti con l'olio e la menta, frulli, così fai un'emulsione, un pesto liquido alla menta e così lega tutto quello che diceva Riccardo e Fiammetta e anche Chiara. Questo era però un consiglio in più. Votate Marisa. Radiatori con scampi, favette e gazpaccio di barbabietola. Aveva un nome particolare? No. No. Si chiama No. No. Questo aveva un nome particolare? Scherzo. No, quindi anche questo. Si chiamano uguali. No. Calamarata con ricciola in bianco, menta e pinoli. 11-6 per Marisa. Brava, 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 brava. Solo l'inizio, tranquillo. Scegli tu, ma dopo la pubblicità. Bentornati in studio, ragazzi. Sono sfidati. Ha vinto Marisa 11-6 su una prova di abilità che voleva la pasta fredda. Adesso, yogurt o salsa provenzale per un qualcosa di un po' creativo? Yogurt. Ti piace l'acidità, ho capito. E lo yogurt è l'ingrediente per la prova di creatività. Yogurt. Bianco, fresco, questo penso che sia... Ah no, tu hai il greco. Esatto. Ok, quindi era la scelta possibile era quella, adesso dovete fare la spesa dietro. Tutto quello che lo può rendere creativo e mi raccomando, pensatelo come ingrediente bene o male principale del piatto. Via, 30 secondi. Vieni Marisa, ti aiuto. Oh, le cozze. Sì, sì, non potevo non portarle. Pomodorino, cetriolo, cipolla rossa, limone, prezzemolo e pepe bianco. E abbiamo fatto spendere la 7 di oggi, eh? Astice, peperoncino, carota, odori vari, stop, pochi ingredienti. Quindi lo yogurt diventerà protagonista automaticamente. 10 minuti, via! Che pensi? Allora, mi devi dare una mano. Devi fare una cosa. Sì. Vai, che faccio? Allora, niente, mi devi tritare in modo molto sottile della cipolla, sarà fatto. Cipriolo. I pomodori. Puoi farli anche con... Non so se posso farli tutti e tre, eh? Perché? Perché ti faccio mezza ricetta. Notaio? No, ma mica, me ne devi fare un pochino di tutti, dai. Va bene, dai. Forza, dai. Va bene, dai. Notaio che dice, va bene? Sì, c'è una padella a fuoco che fa cuocere le cozze. Che senso? Ah, dici... Vabbè, dai, ti do la mano. Tu però devi spiegarmi in maniera autonoma quello che vuoi fare. Allora, niente, da sempre le cozze sono nella tradizione culinaria pugliese, e ovviamente gratinate, sembra, sai, sono quando, così. Sai io... quando a scuola, no? Sì. Ti fanno la domanda che non sai rispondere subito. No, so rispondere, solo che devo coordinare un pochino. Esatto, no, per quello, no, che non lo sapevi. Passa quando parti, allora... No, niente. L'argomento è la Toscana è quella regione che parti dall'albore.
Dai, certo, di credo di aver dato un tocco di creatività associandole allo yogurt, perché insomma. Le sguscerai? Metà. Le spadelli e poi le servi con? Le servo con una salsa di yogurt con tutti questi. Cioè, queste le metto tutte a freddo in pratica? Sì, sì, le metto tutte a freddo. Di là che fai? Sto rendendo verde lo yogurt. Lo lasci fuori al sole per una settimana? No, no. Frullo basilico prezzemolo all'interno dello yogurt. Li frulli? Okay. Li frullo, esattamente. Ravvivo il tutto con un po' di pepe e olio. Poi servirai l'astice freddo? Sì. Io vi do un consiglio. Lo yogurt tende un po' a amalgamare, ma allo stesso tempo nappare i sapori. Cioè gli smorza parecchio. E siccome i nostri tre giudici vogliono il sapore nel piatto, vi consiglio di assaggiare bene nel finale e magari aggiustare di sale, di olio. A me piace molto l'abbinamento dell'olio con lo yogurt. Quindi caricate un po' di più. Ah, le fai gratinare? Sì, sì. Oh, quello mi mancava. Allora, l'ultima, i pomodorini. C'è il fuoco acceso. Ah, ok. Sì, sì, lo so. Stai rosolando l'astice, quindi non lo servi freddo, Pierluigi? No, 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 stavo scherzando. Ah, no, prendetemi anche in giro, tanto già di mio mi distraggo, poi... Allora, io qua ho finito, che dici? Ti ringrazio, va benissimo. Vai, vado. Sì, sì, vai. Ti chiamano Pier? O mi chiamano in mille modi diversi. Dimmene uno, veloce. Pier. Pier, Pier. Fa anche un po' francese, chef francese. Pier. Esattamente. Chef Pier. Allora, peperoncino, tu c'hai queste cotture molto soft, sì, che a me piacciono. Quindi senza praticamente olio, appena appena in padella. Sì, sì, sì. Hai messo la coda sgusciata. Sì. La testa. Esatto. Secondo me posso anche spegnere. Esattamente, sì. Il pesce merita 1-2 minuti. Perché era già cotto, eh? Esattamente. Quindi piccantino. Poi questa cremina. Questo verde. Esatto. Questo yogurt con le erbe. Ti tolgo questo, così non sì, ti grazie. Cade. Te lo appoggio qua. Ottimo, perché il peperoncino viene smorzato molto bene dallo yogurt, è la cosa che più toglie la capsaicina di bocca, che sarebbe quella che dà il piccante. E poi lo servi con? Un letto di sfoglie di carota e tocchettini di sedano. Come se fosse una catalana, quindi? Sì. Cioè, nel senso, il sotto con il pesce sopra. Non sai cosa è lui fa? No, sì. La catalana non so cosa si fa bollire. Ammetto la mia ignoranza. E poi si spacca, no, ci mancherebbe, si spacca su odori tagliati fini fini. E buona poi se vogliamo dare la ricetta del tutto, con la testa io la schiaccio tanto. Perché prendo tutti gli umori buoni. Ci metto l'olio, un po' di limone o l'aceto balsamico, sbatto tutto con tuorlo d'uovo e faccio una salsina per accompagnare, che è una botta di vita. Provatela d'estate, ci vuole almeno una barca di 20 metri minimo prima di farla. No, perché è lì che viene meglio, no? È come quando mangi la pizza a Capri. Allora, blogger. Allora, io lo yogurt lo uso al posto di una maionese, diciamo così, in un burger. Cioè in un burger di ceci, quindi vegetariano, diciamo così, speziato però, quindi o con curry o con... cosa? Non ho fatto niente. Vedi, fai ridere anche tu. Sono girato, ho guardato un attimo, hanno cominciato a ridere. Comunque, speziato con curry, curcuma, un po' di paprika, cose del genere. E poi faccio uno yogurt a parte con erba cipollina, timo, maggiorana, cose del genere. E lo uso come... Perché sei te? No, perché io lo sai che io sono telepatico con Rossi. Lui è lì che sta pensando a un hamburger gocciante di sangue, un po' così, che è che l'hamburger di ceci è buonissimo. E ti piacerebbe comunque. Poi con lo yogurt al posto della maionese... Il ragionamento è questo. Si parla di un piatto che gli piace e te glielo fai. Dici, se ogni volta che dicevi un ingrediente lui si smontava il suo panino ideale. Vero? Esatto. Ok. Dai, che ci fai con lo yogurt? Allora, è il piatto del mattino. È il piatto del mattino. Prendi una terrina di vetro trasparente, metti due yogurt, sopra ci metti tutta la scatola dei cereali e del muesli, poi prendi miele di acacia, mi raccomando, acacia, che quasi non sa di niente, ce ne metti una bella litrata sopra, un cucchiaio, no cucchiaino, giri tutto, te mangi sto pappone, è risolto con lo yogurt. Vorrei sapere da lei, che è sempre molto tecnico e anche creativissimo in queste sue yogurt ricerche. Magro, magro.
01. Voglio capire la differenza della ciotolina, perché in vetro? Così lo vedi? Hai capito? Tipo lavatrice, quando giri. Tu alla lavatrice di vetro, Riccardo. Fiammetta, qualche piatto con lo yogurt un pochino più creativo della ricetta di Riccardo. Ho detto pure miele di acacia. Io le cose più interessanti che ho mangiato con lo yogurt le ho mangiate a nord. In Finlandia c'è una torta tipica che, adesso rido perché io so, si chiama pannukakku. Pannukakku. No, la pannakuk. L'ho mangiata. Pannukakku. Che vuol dire? Pannukakku, scritto con le K. Sì. Allora, è il nome di una torta che è fatta di zucchero, farina, un po' di lievito, poi circa, su 300 grammi di farina, facciamo mezzo chilo di yogurt, latte e... mezzo chilo di yogurt, capero. Latte... No. Che c'è di profumo? No, c'è lo zucchero, non ci sono profumi. Ok. Si frulla, si sbatte e si cuoce. Quindi e si mangia tiepida e morbida. È buona? Sì, è molto interessante. E ed è una cosa in sé. Con le trecce bionde. È così diventa interessante. Vabbè. Oh. Ah, lui. Bravo, bravo. Allora, faccio così. C'hai 20 secondi per impiattare. Prendete una melanzana, pensate a Riccardo Rossi e la bucate tutta così con una forchetta arrivando fino al cuore. La infornate a 200 gradi circa per 25 minuti, diventa tutta morbida dentro. La tagliate a metà, la spolpate con un cucchiaio e ci aggiungete lo stesso peso di yogurt greco, menta tritata, un goccio di succo di limone. Io metto i semi di sesamo saltati che danno quella parte croccante, riprendono i semini della melanzana, sono molto carini. Un buon olio, deve essere bello profumato, e basilico tritato fine. La lasciate raffreddare e che si condensa anche un po' e la usate come un accompagnamento. Per un aperitivo, per un pinsimonio, per dei nachos, per dei crostini di pane, oppure come base spalmabile per delle bruschette da farcire poi dopo. Stop! Oh mamma, bruciano? Sì. Allalalala. E bravi, siete stati semplici alla fine, anche se Marisa ha fatto un po' di cottura in più. E a volte la semplicità a qualche fiamme paga. Questi sono quasi dei finger food che ha preparato Marisa, utilizzando lo yogurt che era il tema, per accompagnare delle cozze gratinate in maniera semplice, e lo yogurt ha dentro cipolla rossa, cetriolo e pomodoro. Riprendo anche il cetriolo sotto? Sì, dopo lava. Dopo lava. Dopo lava. Dopo, dopo, lava, 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 dopo. Lo sto tagliando. Mamma mia. E poi dà un po' di cremosità al pangrattato che asciuga, no? Ottimo utilizzo infatti dello yogurt, perché in questo caso è quasi necessario, nel senso che intanto brava ad aver gratinato le cozze molto bene, giustamente. E poi questo yogurt fatto con questo cetriolo che si sente molto bene, ricorda un po', ma neanche uno tzatziki, e sgrassa totalmente. Sì, ricorda un po' uno tzatziki, ma in maniera un po' più grossolana, però sgrassa molto bene ed è anche gustoso. Mangiamo anche il cetriolo. Ti fa bene, ti fa bene. Dunque, dico una cosa, attenzione Simone, dico che questo era un piatto che poteva vincere 5 alla presentazione. Sì, presenta molto bene. Dopo? Anche il guscio è buono se vuoi, eh? No. Croccante. Sì, siamo proprio in Finlandia. In Finlandia? A Brugia. Ma più Atene magari. Infatti diciamo in Grecia. A Bruges fanno le cozze. A Bruges fanno le cozze, le mule. A Bruges le mule. A Bruges in Finlandia fanno le mule. Le mule, cioè... sì. Hai un po' di problemi geografici. No, a Bruges in Belgio, lo so dove. Quel giorno era assente a scuola. Avete notato che non mi ha chiesto... Avete notato che non mi ha chiesto che ne pensi? Niente, proprio. Cioè io qui non ho detto niente e non te ne frega niente. Questo ho capito. No, è che a volte ho paura a farti le domande. Ti lascio argomento a piacere. Ah, e l'hai sfruttata dicendo le mulle. Ho detto mula... Bruges, Finlandia, ho detto varie cose. Però chi va a capire dopo l'enigma della Sfinge.
A me piacciono le cozze, diciamo, farcite, così. E quindi è un'idea, e le anche correttamente cotte, però ci sono troppi sapori dentro. Infatti, Finlandia, Bruges, tutto messo. Cioè, l'insieme non crea un piatto armonico. La cozza in sé non la senti. Il pangrattato va bene, ma resta troppo saporito. La cipolla è totalmente invasiva. La fiammetta non piace la cipolla cruda, questo è dato di fatto. Ognuno ha fatto un pensiero diverso. Diciamo che, ma in questo caso, parola più giusta, cozzano insieme troppi sapori. Allora, Pierre, da Bruges. Da Bruges. Scherzo. Astice scottato con insalatina di verdure croccanti, e lo yogurt l'ha utilizzato per fare una salsina alla menta, se non sbaglio. Basilico, prezzemolo e menta. Basilico, prezzemolo e menta. Usando allora, lo yogurt greco, scusa, sì, questo è importante. Si sente anche una consistenza diversa, più corposo ovviamente dell'altro. La salsina è molto buona ed è anche facilissima, quindi un consiglio anche carino da dare di frullarlo con delle erbe fresche. Personalmente l'avrei messa a parte la salsina, nel senso che è abbastanza coprente in questo caso. Cioè, lo yogurt greco è comunque abbastanza corposo. Forte. Sull'astice, secondo me, non era necessario. In primo piano perché era l'elemento base. Infatti, ma assolutamente c'è. Certo, però capisco. Secondo me da consigliare come piatto sarebbe più carino di fianco, che poi accetto assolutamente una persona può intingerlo. E... Però la salsina è molto buona, quindi... Questo è, Chiara diceva, per servirlo senza un tema, un obbligo era meglio. Sì. Però la salsina è... Qua ci doveva essere, lo yogurt, c'è entrando in i piatti, questo ci tengo a sottolinearlo io. Ok. Grazie, Gian. Lo sento. La salsina lo tira violentemente da una parte e l'astice risponde: lasciami stare. Quindi equilibrato? Purtroppo finendo too much herbettes. Può accadere. Eh sì, però vabbè. Senz'altro l'astice ha più carattere della gozza. No. Come? Beh, questo l'ho sentito molto. Vabbè, ero questo rispetto a quella di prima, sì, scusami. Ha molto più sapore questo astice. Proprio questo medesimo. Scusa, ma ho sentito. Aspetta, me lo dice Fiammetta, va. Sì, te lo dice Fiammetta. Perché mi sembra strano. Ma mi parla di sballati, eh. Forse il peperoncino, forse lo sente di più. Io lo trovo un piatto che per me è interessante, equilibrato, ne ha messa troppa sopra. L'astice va benissimo, ripassato in padella, a me piace con questo sapore fresco, lo yogurt ci sta bene, è solo un po' troppo abbondante lo yogurt, bisogna stare attenti nelle quantità, per me. Forse sono andato giù pesante col cucchiaio. Forse sì, è troppo nappato. Anch'io che sottolineo il fatto che deve essere principale nel piatto, forse ho dato adito a questa sovradose. Allora, quello che rimane del piatto di Marisa, che aveva fatto delle cozze gratin utilizzando lo yogurt come se fosse un legante di un'insalata greca. Alla Masi è piaciuto parecchio. E poi l'astice fatto da Pierre Luigi, con la salsa fatta con lo yogurt, in questo caso greco, e menta, basilico e prezzemolo. Voti contrastanti. Sì. E si equilibrano, quindi 10-9 per Pierre, 20-16 sempre per lei, però. Già. Frutti rossi o cocktail di gamberi? Frutti rossi. Senza nessuna certa spinta, sono i frutti rossi l'ingrediente base per la prova di presentazione. Frutti rossi, buoni, belli, colorati, asprigni,
ottimi per fare una prova di presentazione con tutti gli altri ingredienti che avevamo dato, dal riso cotto alle varie salse, mousse e cialdine varie. Ci sono 4 punti soli di differenza, c'è un kit in palio e vi divide da quello soltanto il tempo. 7 minuti, via! Come li recuperiamo, Pier? Con tanta speranza. No! Ok. E la speranza va messa insieme alla creatività, è vero, e alla è precisione, vero, alla pulizia, alla scelta del piatto. Parto questi sono profilo basso, poi se no, va sì, bene. Ok, la cosa che vi dico è che non dovete star dietro tanto al sapore, bensì alla forma, all'immagine, al colore. Che fai? Frullo. Tu mandi i telegrammi per parlare con la tua ragazza. Frullo le verdure per ottenere una crema. Verdure, e la frutta. Sì. Scotto. Frutti rossi. Frutti rossi. Mix. Mixo i frutti rossi per ottenere una cremina colorata e la metto a specchio sul piatto. E sopra? Sopra faccio un dischetto di riso al latte speziato. E su questo riso speziato meringo l'albume. Dove? Montato. Dove lo meringhi? Sulla torrettina di riso. Lo bruci? Esattamente, okay, con lo sparafiamme. Oh. Oh. Vai. Ok. Qua siamo già in fase di costruzione, no? Sì, sì. Che una collucopia, porta fortuna, dalla quale fuoriesce una crema chantilly e dei frutti rossi. Quindi ha usato la cialdina, sì, che se volete rifarla a casa si fa con la stessa quantità di zucchero a velo, albume d'uovo, burro sciolto e farina. Cuoce in 7-8 minuti, si raffredda e se prima di farla raffreddare si dà la forma, otteniamo la cialdina, sì, piegata. Questo era per dare a casa la ricetta di tutti quei cestini che si trovano anche ai ristoranti. C'è un nome? Una cornucopia di frutti rossi con delle candeline di fragole. Candeline di fragole? Sì. Vediamo, ci proviamo. Ah, devi farle ancora? Sì, 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 ah, sì, okay, ancora non ce l'ho. A volte less is more. Oh, mamma. Cioè meno è meglio. Un succo. Frutti rossi, io li mangio, tu lo sai. Insieme allo yogurt di prima? No, lisci col limone, non cominciamo a dire gratinati, non cominciamo a dire queste follie, riscaldati con la palla di gelato accanto, si mangiano così con il lemon e basta! Allora, giusto, non mi piacciono neanche a me cose, oh, però devi sapere che quando a volte tu la sera vai a teatro, o vai al cinema, o sì, vai fuori, dinner, io vado a cena con Chiara Manesci. Beh, lei che fa? Dimmelo a me qua, già ho capito. No, e io e Chiara, che nessuno... Io so non sono pure dove, come, quando. La mettiamo una pagliangela a vicina. Ci mettiamo, lo mangiamo a metà. Sì. E mangiamo... Poi dice portamene un'altra. Sì, è vero, ecco, succede spesso, però mettiamo la pallina di sorbetto al limone, non gelato, di sorbetto al limone, bagnato con un goccetto di vodka. Esatto, un goccetto. Vabbè. Ci sta, pulisce. Proprio no? Perché laviamo insieme, allora vi dico, va bene. Va bene. No, io non concordo col limone sui frutti rossi, perché la meraviglia dei frutti rossi è la dolcezza e il profumo, e io ho una memoria di veri frutti rossi, fragoline di bosco, vere, meravigliose, così. Comunque, se devo mangiare frutti rossi, mi piace una millefoglie, uno strato di pasta sfoglia, panna chantilly, uno strato di frutti rossi perfetti come sono, altro strato di sfoglia, altro strato di panna chantilly, fragoline, altro strato, una mattonella così. Poi si hai capito? Hai capito? Sublime. È ovvio, con la chantilly stanno bene perché sono dolci ma anche aciduli, okay, allo stesso tempo, e quindi danno... Mi hai fatto venire a mente, Fiammetta, un'estate in montagna dove una signora mi ha portato un cestino di fragoline, che poi sapete che le fragoline di bosco basta guardarle per romperle, tutte raccolte perfettamente, e io mi sono messo a mangiarle così davanti alla TV fino a che non sono stato male, perché erano tipo un chilo. Allora, siccome vi vedo ben avanti, io vi dico questo: in teoria avete ancora un minuto e mezzo circa, però siccome a volte succede che più tempo rimane, più ci mettete le mani e più cosacce fate, no, se secondo voi è già al punto giusto me lo date. Mi fermate. Che carino, cosa c'è dentro? E alcol.
Ah, tu l'hai già bruciata. Fai una cosa però, guarda, aspetta, no, fai una cosa. Dimmi. Mettiamolo qua e poi me lo accendi. La vuoi accendere tu lì direttamente? No. Vado io? Ma accendi, no, accendi. Posso accenderla? Fuochi e fiamme! Che bella idea! Che bella idea! Stai a vedere che ti combino io ora, eh? Stai a vedere che ti combino io, eh? Allora, la regia adesso rimane un attimo di più qua. Pubblicità. Luci. Oh! A tra poco! Bentornati a Cuochi e Fiamme! Bella sfida, bravi, tutti i piatti fatti in tempo. Marisa sta 20 a 16 su Pier Luigi. L'ultima prova richiedeva elaborare, presentare, rendere belli dei frutti rossi. L'hanno fatto bene entrambi, questo posso dirlo. Questo è il piatto di Marisa, cornucopia. Allora, con candelina accesa. Tocco di classe, soprattutto creativo, dai, molto bello questo qui della candelina accesa. Mi aspettavo candelina quasi uno stick, invece è molto bello così da vedere. Allora, è presentato molto bene. A me sarebbe piaciuta proprio la cornucopia piena, quasi di crema, per dare più l'idea di abbondanza. Però è carina anche così, che ti viene voglia quasi di spaccarla e di mangiare insieme i frutti con la crema. È molto bella, è bellissima. Qui i frutti ovviamente ti aiutano, però questo colore pastello del piatto sta veramente molto bene, femminile ma elegante. Sì, questo per Vinca è proprio bello. Mm. Non c'è niente da fare, la fiamma molto pericolosa, stiamo attenti a avvicinarsi, i capelli, tutto. La serata finisce in tragedia, però invece è molto curioso, è bello, la cornucopia vuota, io sapevo che serviva in realtà a raccogliere tutto per poi fare così, e quindi è molto carino, complimenti a tutto il plateau. La neige non mi turba, pensa. Sì, è molto soft. Sì. L'idea totalmente insolita è la fragola che fa da candelina e che continua. Che cosa c'è dentro? Alcol. Che tipo di alcol? Alcol. È bibile, quindi poi dopo si può fare uno sciottino. Sì, 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 e certo. Si mangia la fragola, sì, sì, con dello zucchero. Mi sembra la fiamma, beh. Sì. E quindi l'idea è grandiosa e devo dire non l'avevo mai vista. È da suggerire, guardare, perché è semplicissimo da fare. La cornucopia è molto bella, a me sarebbe piaciuta piena anche dentro di frutti rossi, perché è più benaugurante se non è uscito tutto ma ce n'è ancora dentro. Però sta molto bene su questo piccolo letto bianco che l'accoglie come un cuscino morbido. Molto carino. Proprio... Cioè, no, poesia. Quando parli è poesia. Cioè, ci vorrebbe uno che suona l'arpa, canto. Deve essere una presa in giro. No, però... no, assolutamente. Rimango così, in quel lato, al lessico. Davvero, è proprio... Allora, altrettanto bello è questo piatto, perché è estremamente curato nei dettagli. Mi piace l'idea di aver scomposto lateralmente i frutti rossi e invece poi averli uniti sotto in questa salsina molto bella, che contrasta perfettamente non solo con il piatto ma con il riso latte. Bello anche da vedere, fatto bene con il coppa pasta, e poi anche l'idea di caramellare, di meringare questo albume è molto bella. Poi i colori sicuramente invogliano. Bravo. È un piatto difficile, fatto molto bene, perché vedi proprio tante cose costruite ad arte. Io avrei messo questo qui sotto e queste due more qui. Ah, vabbè. Ah, perché volevi vedere. Certo, sì, ma puoi certo. Così. No, lui voleva dire che voleva nero e nero davanti. Nero e nero, con vero. I due colori diversi sovrapposti al contrario. La simmetria che fa la fortuna di tanti piatti. Vai. Geometra di Riccardo Rossi. Non c'è niente di più festoso che un dolce bianco e rosso. Sì. È la festa, è Natale. È il matrimonio, è il fidanzamento, è tutto, è la gioia. Per di più qui c'è l'idea di alleggerire il dolce di riso, che è una mappazza, diciamolo, al latte, con i frutti rossi e con questa specie di toupé di panna rossa, molto carino, molto festoso. Anche questo è molto
carino, anche questo, idee, in casa non hai niente, riso al latte, un po' di panna, due frutti rossi che hai comprato, guarda cosa esce fuori. Allora, in palio ci sono tanti pentolini, mestoli, attrezzi vari per la cucina. Chi vince? Questo è il piatto di Marisa, cornucopia con chantilly e frutti rossi. Per poi andare al dolce di riso su culì di frutti rossi di Pier. Perché scrivi piccolino oggi? Per far capire quanto sono grossi i numeri di caramaci. Allora, vi siete dati al massimo, il massimo dei voti, 15 pari! Vince lei però! Brava! Brava! Si porta a casa un mega kit di cuochi e fiamme! Tu vivi d'amore, ma che te frega! Come che si chiama? Anna! Ciao Anna! Me lo rimando senza kit, compri due padelline o rimandacelo, venite con noi! Adesso io mi frullo dentro la cornucopia perché porta fortuna, così domani voi imparerete un sacco di ricettine nuove con me, Riccardo Rossi, Chiametta Fadda e Chiara Maci. Cuochi e fiamme, 18:40 a 7 di. Ah, ok.